In effetti è molto vero quello che dici tu, perché i Genesis all'inizio in Inghilterra furono quasi ignorati sostanzialmente, non vennero apprezzati, tant'è vero che si racconta che loro a un certo punto erano talmente depressi che pensarono quasi di sciogliersi. E poi arriva questa notizia, non solo in Italia, anche in Belgio, che Trespass ad esempio è arrivato al numero uno in classifica in Belgio, Trespass. Trespass arrivò improvvisamente in classifica al numero uno in Belgio, e poi in Italia furono accolti veramente Ah, grande. alla Sì, in grandissima. effetti prima fuori onda parlavamo di questo filmato del 73, bellissimo, che si trova in rete comunque, di un concerto in Belgio, mi sembra, no? Sì. Bruxelles, mi No, pare. O Anversa, forse. no, io ho presente la registrazione per la televisione belga. Ah, era per la televisione belga, Televisione esatto. belga, sì. Ma sbaglio o esiste in rete, devo averlo visto, non voglio dire una stupidaggine, confermo, esiste anche un filmato dei Genesis in Italia al Piper? Può darsi che girino anche questi filmati di qualità magari Sì, pessima. però mi sembra di ricordare. E comunque per tornare al discorso Italia, anche il pezzo che abbiamo ascoltato prima è un pezzo molto italiano, se posso dire così, perché l'introduzione di Mellotron, di tastiere di Tony Banks, che è veramente spettacolare, sembra sia stata partorita, se così si può dire, a Reggio Emilia, al Palasport di Reggio Emilia, dove i Genesis fecero uno dei concerti forse più belli della loro storia, con un'accoglienza calorosissima. E quindi Tony Banks ha detto che durante le prove in effetti stava provando le tastiere e gli venne fuori questa introduzione stupenda che poi utilizzò per Watcher of the Skies. E anche il testo è nato in Italia perché poi i Genesis hanno raccontato che a Napoli, mentre erano sulla terrazza e osservavano un cielo stellato bellissimo, ebbero questa intuizione del Watcher of the Skies. Quindi il testo venne fuori in questo modo. È un testo che parla abbastanza fantascientifico, se vogliamo, quindi parla di questo Ma guardiano dei cieli. nacque lì, insomma. Nacque in Italia, quindi c'è molta Italia nei Genesis, questo ci piace, dai, diciamolo.